Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi metteremo a confronto i correttori di Astra e di Essence, ovvero i due marchi più economici sul mercato. E confronteremo questi correttori in base alla tipologia di correttore, per vedere quali sono i migliori. Iniziamo! Iniziamo con i correttori in stick. Questo qua è il cover stick di Essence, prezzo 2,49€. E lo applichiamo da questo lato. La comodità di questo tipo di correttori è che si dovrebbe riuscire a stenderli facilmente anche solo con le dita, quindi sicuramente questo sarà uno dei criteri di valutazione, insieme alla coprenza e all'effetto naturale che dovrebbero dare. Il correttore in stick di Astra è questo qua, che si chiama Astra Concealer Correttore in Crema, prezzo 4,50€. E lo andiamo ad applicare da quest'altro lato. Già stenderlo sembra molto più cremoso rispetto a quello di Essence. E questo è il risultato. Allora, quello di Astra è molto più facile da sfumare, in più è anche molto più coprente. Il contro è che è anche un pochino più pesante rispetto a quello di Essence. Dato che preferisco i correttori più coprenti, a questo giro preferisco quello di Astra, però vi devo consigliare, nel caso in cui abbiate molte pieghe sotto l'occhio, quello di Essence, perché quello di Astra effettivamente rischia di rimanere un po' nelle pieghe. Ora passiamo a due correttori che sono molto leggeri, non particolarmente coprenti, ma healthy. Per Essence abbiamo lo Skin Love Insensitive, prezzo 3,59€. È un correttore appunto healthy perché non contiene siliconi, non contiene parabeni e al contrario contiene aloe vera. È un correttore molto leggero, si sente proprio che è molto acquoso. Per Astra invece abbiamo il Pure Beauty Fluid Concealer, prezzo 5,90€. E anche questo è un correttore, diciamo, healthy, perché più del 90% degli ingredienti sono di origine naturale. Questo si sente che è più corposo rispetto a quello di Essence, risulta un po' più pesante. Questo è il risultato, quello di Astra risulta più coprente rispetto a quello di Essence, però anche più pesante, quindi, dato la tipologia di correttore che stiamo analizzando, secondo me vince quello di Essence, perché sulla pelle risulta molto più leggero e più fresco. E per finire abbiamo i correttori a lunga durata. Per Essence abbiamo lo Stay All Day 14 ore, prezzo 3,19€, che è un correttore waterproof e dovrebbe durare appunto fino a 14 ore. Per Astra invece abbiamo il Long Stay, prezzo 5,90€. Non è waterproof a differenza di quello di Essence e dovrebbe durare 12 ore, non 14. E questo è il risultato, quello di Astra risulta più coprente rispetto a quello di Essence, però quello di Essence è waterproof, il che mi fa pensare che resista di più. In più promette una durata di 14 ore e non di 12, quindi valutando la tipologia di correttore, secondo me vince Essence. Siamo arrivati alla fine del video, i tre vincitori della gara di oggi sono questi qua, ovvero l'Astra Concealer Correttore in Crema, lo Stay All Day 14 ore di Essence e lo Skin Love Insensitive sempre di Essence, quindi direi che questa gara in generale l'ha vinta Essence. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete provato questi prodotti e come vi trovate. Spero che questo video vi sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo video.